ci troviamo allo Sporting Club di Monza e in compagnia del tenente Giorgio Portera, già in forza al RIS di Parma. Bene tenente, quali sono lo sviluppo delle ultime, diciamo così, tecnologie di investigazione? Ma allora, negli ultimi anni diciamo che le investigazioni sono sempre state più studiate per cercare le tracce sempre più piccole che si possono ritrovare sulla scena del crimine. Basta immaginare che alla fine degli anni 90 un profilo del DNA si poteva studiare da un quantitativo di sangue di qualche goccia. Okay, quindi pensiamo a qualche milione di cellula. Oggi, al 2011, con i nuovi kit che sono stati studiati apposta per il forense, è possibile individuare una persona che ha commesso un reato da ben 25 cellule. Quindi lei può immaginare come 25 cellule o anche 20-30 possono effettivamente essere quasi sempre presenti in una scena del crimine. È importante ovviamente cercarle, trovarle e studiarle per tempo, perché una traccia investigata nell'immediatezza dopo il compimento di un reato può dare quasi sempre un risultato. Invece se facciamo passare dei mesi o degli anni, allora capisce che ci possono essere effettivamente dei problemi. Ecco, ultimamente anche alcune trasmissioni televisive hanno portato un po' la ribalta, non soltanto naturalmente il RIX, ma anche molte altre realtà americane di investigazione. Sì. Però alcune cose, secondo voi, sfiorano un po' la fantascienza, perché da un piccolo frammento di capello si riesce, almeno riescono loro, a trovare subito, diciamo così, il colpevole. È possibile? In teoria è possibile. Diciamo che la grande differenza tra i telefilm o i film che vengono proposti dai nostri media è la rapidità delle indagini. Loro nei loro film, ovviamente per necessità di cronaca, devono in poche decine di minuti trovare, analizzare e individuare l'indagato e metterlo in galera. E in realtà un procedimento del genere fa sì che ci siano varie persone che lavorano in un network di scienziati, di competenze specifiche per un periodo direi di qualche settimana se non anche mesi. Collaborazione abbiamo dei grossi centri soprattutto in Gran Bretagna, che però purtroppo devo dire che negli ultimi mesi, probabilmente anche con la crisi che si è fatta sentire ultimamente anche nel nostro settore, non navigano in buonissime acque, però sono ancora dal punto di vista scientifico uno dei riferimenti europei, quindi direi sicuramente la Gran Bretagna. E in secondo luogo la Germania. Ecco, abbiamo con noi anche il signor Angelo Galluzzi, che è un investigatore privato. Queste nuove investigazioni scientifiche che supportano possono dare alla vostra categoria? Sono importanti, perché ormai rispetto al passato l'investigatore privato viene coinvolto anche nei delitti, quindi spesso la difesa ci chiama per ottenere quelle prove che non riesce ad ottenere attraverso magari le indagini della polizia giudiziaria che lavorano per l'accusa. Quindi faccio un esempio: il furto che avviene nella villa, che viene trascurato per motivi ovviamente perché le forze dell'ordine sono oberate dal lavoro, possiamo essere chiamati noi insieme ai nostri consulenti tecnici per fare rilevamenti scientifici sul luogo del delitto. Qual è la consulenza più richiesta ultimamente? Senz'altro sono i furti nelle abitazioni, che appunto veniamo chiamati per intervenire sul luogo del delitto, perché c'è sempre più necessità dell'attività dell'investigatore privato, appunto perché le forze dell'ordine spesso non riescono ad intervenire su tutti i furti che avvengono sempre più di frequente. Quindi interveniamo noi con il nostro consulente tecnico per rilevamento delle impronte, eventualmente anche la rilevazione di tracce di DNA che poi vengono analizzate nei nostri laboratori del consulente. Abbiamo con noi anche l'avvocato Sergio Ballabio, proprio in rappresentanza dei legali. Bene, il supporto degli investigatori scientifici privati può agevolare il vostro lavoro? Beh, indubbiamente sicuramente un supporto, anche alla luce della conferenza che abbiamo questa sera sentito,
anche se c'è da dire che siamo all'età della pietra, dal mio punto di vista, per quanto riguarda l'utilizzo di queste nuove tecnologie che ci vengono fornite oggi. E abbiamo con noi anche il cavalier Gabriele Stefanoni, noto investigatore privato nella zona di Monza e Brianza. Bene, queste nuove tecnologie come influiscono sulla vostra attività? Ma io devo dire che sono rimasto specialmente sorpreso della serata. Conoscevo già i relatori ovviamente, ma è di un livello veramente molto molto alto ed hanno aperto nuovi scenari. Io come rappresentante della Federpol Lombardia, ossia la federazione che raggruppa tutte le agenzie investigative italiane, associazione di categoria, avevo ultimamente cercato di ampliare la nostra conoscenza, la nostra competenza, la nostra capacità, rivolgendosi a delle agenzie specializzate come quelle di questa sera. Devo dire che sono rimasto, ripeto, piacevolmente sorpreso, perché effettivamente si può aprire un grosso mercato, perché queste investigatori scientifiche, cosa che io sapevo già, ma non tutti sanno, anzi siamo in pochi a saperlo, possono essere utilizzati anche nel privato a tutela o per ricerca di verità da parte dei privati. Naturalmente, se ci sono le competenze per poter effettuare queste valutazioni, questi rilievi scientifici, le comparazioni e poi le analisi, senza naturalmente mettere, diciamo, fuori gioco, senza rovinare eventualmente il campione analizzato o da analizzare, eccetera, in modo che se un domani uno decide di rivolgersi all'autorità giudiziaria perché effettivamente scopre che c'è un reato o c'è un qualcosa di malevolo nei suoi confronti, l'autorità giudiziaria tramite i suoi organi possa continuare a fare, anzi faccia e possa comparare i risultati suoi con quelli del laboratorio privato. Per cui devo dire che credo che ci sarà una bella apertura di mercato, ma non tanto per il mercato in senso merceologico, ma di possibilità di lavoro per le agenzie investigative e per tutti gli investigatori che intendono stare al passo coi tempi.